Cari amici, siamo a Siena, nel nostro cammino da Roma a Milano, a Varese, di ritorno da una grande missione bellissima. Eccoci a fare una sosta a Siena, bellissimo posto, spettacolare. Ed eccoci a Siena, adesso vi faccio vedere un piccolo scorcio della città. Con la porta della città siamo nel pieno centro storico di Siena. Faccio vedere uno scorcio del panorama, lo scorcio della città, la porta di Siena, della città di Siena antica, ed è una bellissima cosa. Ecco, metto la borsa a tracollo, che era un sacco di tempo che non la mettevo a tracollo. Qua è presa diretta. Allora, faccio vedere un po', è buio, è notte perché siamo in viaggio, però c'è la città di Siena. La città di Siena, stiamo vedendo adesso la parte bassa. Ingrandiamo un po' sulla parte bassa. Ecco. Adesso andiamo a vedere il resto della città. Uno scorcio della città antica, quanto è bello. Qui abbiamo preso tutto. Ci siamo rifocillati. Tutto ciò che doveva servirci. Le cabine telefoniche, che comunque in caso di bisogno 20 centesimi e si telefona alla mamma. Ed eccoci in giro per Siena. Ho trovato dei vicoli da farvi vedere. Adesso, se ci riusciamo, guardate che bello. Qua c'è tutto il centro storico, eh? Tutto il centro storico di notte, però non è tardi. Sono le 18:30, le 18:30 della sera, d'inverno, con l'orario è già come se fosse tardi, diciamo. Bellissimi vicoli, cose molto molto belle, e volevo farvi vedere tutta questa parte antica che, diciamo, ho riscoperto, nel senso, sono venuto qualche minuto fa a vedere quale fosse il posto più bello da farvi vedere qua vicino, che dopo c'è una bellissima scala da scendere per tornare al nostro bus che ci porterà a Milano. Ecco, questa è una chiesa antica. Che sei in palio? E infatti, tutto molto antico, e infatti qualcosa ve lo farà capire, perché guardate un po' qua cosa abbiamo. Ecco qui, via Malta, e questo penso che la dica tutta. Togliamo la zoom. Via Malta. Qua guardate, guardate che bel retro, cose stupende, cose medievali, spettacolari, cose antiche, medievali. Guardate, guardate che bello. Tutte opere medievali, veramente, costruzioni veramente. Allora facciamo una piccola panoramica, come piace a voi, piano piano, che ve la godete tutto. Guardate, guardate, tutto medievale. Qua in mezzo non c'è neanche il vento, di là c'era un pochino di vento.
Sono 18.30 della sera, è il 24 novembre 2013, che è il mio bellissimo compleanno, e ci siamo permessi questa bellissima gita pure a Siena, oltre che a Roma, e poi per cose, cambiamenti climatici in atto. Sapete benissimo, Gennaro Gelmini, io sono Gennaro Gelmini, e sapete che da 14 anni mi interessa i cambiamenti climatici, i pianeti, Nibiru e tutto quanto. E quando saremo tutti fratelli assieme a tutte le creature dell'universo. Teniamoci un po' alti, che è proprio zona di passaggio, zona pedonale, bellissima zona, e andiamo a vedere, vi porto a vedere la porta della città, un po' correndo, ci sarà un po' di vento, scopriamo, ostia. Allora ve la metto sotto vento, Dov'è che io dovrei trovare? E infatti non lo trovo, ecco. Allora, solito bus. Ecco dove eravamo prima, ragazzi. Lì c'era un vento pazzesco. Adesso è calato di nuovo il vento. Vedete? Io la porta della città. Poi anche di qua, beh, pieno. Allora, questa vedete la porta, qua è rosso, giustamente non siamo passati perché era rosso. Ecco, giustamente, ragazzi, non passate mai quando è rosso. Allora, eccoci alla porta, la porta della città. Che ne dite? Vi piace? Ecco, guardate che bello. La vera porta della città di Siena. Stupenda. Ciao ragazzi, a presto.